Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo 17° episodio qua su Kirby e la Terra Perduta. Ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua che avevamo appunto sbloccato il quinto e penultimo livello di questo sesto mondo, cioè scontro finale contro l'esercito bestiale. E ragazzi, nello scorso episodio, se vi ricordate bene, siamo andati a fare il terzo e il quarto livello di questo sesto mondo, cioè un impianto scottante e il quarto livello, cioè bestie in assemblea. E nello scorso episodio, ragazzi, ci eravamo lasciati qua dopo che avevamo sbloccato il quinto e penultimo livello di questo sesto mondo, cioè scontro finale contro l'esercito bestiale, che sarà appunto il primo livello che andremo a fare in questo episodio, ragazzi. Questo molto probabilmente sarà l'ultimo episodio riguardante la modalità storia di questo gioco, cioè in questo episodio finiremo, diciamo, la modalità storia, quindi questo qua appunto molto probabilmente sarà l'ultimo mondo del gioco, quindi in questo episodio finiremo, insomma, la modalità storia di questo gioco, e poi dal prossimo episodio inizieremo ufficialmente il post game qua su Kirby e la Terra Perduta. Il post game di questo gioco non è lunghissimo e anche abbastanza, direi, interessante, anche perché ho scoperto che, tipo, navigando su internet ho scoperto che tipo c'è un boss segreto da affrontare che non sappiamo, però io non so chi sia, che tipo lo possiamo affrontare quando avremo finito il post game, da quello che ho capito. Quindi diciamo che sono interessato a fare anche il post game di questo gioco insieme a voi qua sul canale, perché almeno così poi scopriremo insieme quale sarà il boss finale, veramente finale, non come questo, non questo qua di questo stesso mondo, che è il boss finale della modalità storia, ripeto. Quindi ragazzi, mentre entro in questo penultimo livello di questo sesto mondo, cioè scontro finale contro l'esercito bestiale, vi ricordo come sempre, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video e di lasciare un bel like anche a questo episodio se alla fine vi è piaciuto. Vi ricordo inoltre che qua sopra in alto nelle schede trovate lo scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciò ragazzi, off camera ho potenziato, ho fatto altre isole del tesoro, ho preso altre pietre rare, ho potenziato altre abilità, tra cui questa qua dell'esploratore che, come potete vedere, spara un botto di colpi insieme, e quella del martello che ho potenziato, il martello giocattolo. Questo è un livello abbastanza strano perché invece di andare sopra si va sotto, va bene. Dobbiamo scendere di sotto ragazzi, vai. Scendiamo di sotto. Qua abbiamo un hamburger e una moneta. E adesso ragazzi scendiamo. Pensavo era un troll che moriva, invece no. Scendiamo di sotto. E qua mi sa che affronteremo, oggi mi sa ragazzi che appunto oggi in questo episodio affronteremo il boss finale di questo della modalità storia di questo gioco. Della modalità storia di questo gioco. Prossimo episodio poi inizieremo molto probabilmente il post game, a meno che poi questo qua non sia il boss finale, non ne ho idea. Comunque abbiamo sconfitto tutte quante queste bestie. Mori. Ho scelto questa abilità per sconfiggere le bestie perché mi sembrava quella più semplice, diciamo, quella più adatta, insomma. Perché spara tanti colpi insieme. Sconfitto. Sconfigge tutte le bestie nell'area iniziale. Fatto. Abbiamo preso anche delle monete come ricompensa. Perfetto. Altre bestie. Quello con la spada è questo qua. Pannocchia, perfetto. Qua abbiamo delle palle di fuoco, attenzione. Vai, camminiamo. Poster del ricercato, che era una missione ovviamente. Rimuovi 5 poster ricercato nella base delle bestie. 1 su 5, ok. Ci mancano altri 4, va bene. Qua abbiamo da prendere questo. Quindi vai, bocco morfoso, ci prendiamo questo. Muori coniglio, grazie. Aia, aia. Ok. Qua c'è il primo guardo del livello. Primo guardaldì nascosto del livello salvato, 1 su 5, ci sono anche qua 5 guardaldì come sempre. Quindi, te muori, grazie, va bene. Attenzione che qua ragazzi ci sono tantissime palle di fuoco, andiamo avanti. E ancora non è finito il tutto. E qua c'è il primo collezionabile del livello, ovvero il collezionabile di volume 1. Va bene, attenzione. Quello fuoco, forse ragazzi, collezionabili di volume 1 li ho completati tutti al 100%, sapete? Non lo so, ma mi sa di sì. Qua abbiamo questo. E adesso possiamo andare avanti. Ok, qua, quindi qua abbiamo il coniglio e questo coso spinoso che abbiamo ucciso. Perfetto.
Iguana, cioè non si può andare, quindi ragazzi proseguiamo con il livello. Andiamo avanti perché ancora abbiamo tanto da fare. Vai, andiamo avanti. Ok, e qua abbiamo altro, un altro scontro. D'altra parte, attenzione perché c'è questo coso che ci spara la melma. E a noi qua ci servirebbe Kirby Acqua per prenderlo. Però mi sa che per ora non possiamo. O meglio, tra l'altro lui stesso ha ucciso i conigli. Sì, i conigli ragazzi, questi bestie insomma. Ma tipo sopra ci posso andare? No, va bene. Non si può andare sopra, quindi per prendere il Waddle Dee, ragazzi, mi serve assolutamente Kirby Acqua, che ancora non ho trovato. Eccoci, grande Kirby. Vabbè, siamo morti, abbiamo capito che non fa per noi questo. Va benissimo, siamo morti. Non ho nemmeno più l'abilità, che bello, va bene. Quella ce la riserveremo per il boss finale del gioco. Ok. La cosa brutta è che qua non c'è niente, cioè, letteralmente. Ora qui ragazzi io non posso fare niente perché ho preso l'abilità, quindi prendiamoci il fuoco. Voglio il fuoco. E vabbè niente, sono sfigato, va bene, abbiamo capito. Qua c'è qualcosa e là c'è una monetina verde. Ti levi? E vabbè ragazzi, non si levano queste cose. Vai, un bel fiore. Laggiù c'è il Waddle Dee, però prima di andare lì dal Waddle Dee voglio vedere. Vai. Moneta rosa. Kirby, ce la fai ad andare dritto? O ti devo accompagnare io? Cioè, ragazzi, seriamente. Ed eccolo qua, infatti, il Kirby Acqua. Ah, vieni da me. No, ce la facciamo, ok. Kirby Acqua. Bang! Sì, adesso ovviamente possiamo andare a uccidere quello. Questo era palese. Tra l'altro là c'è anche il poster del ricercato che non avevo visto, ma non mai l'ho visto con questa visuale. Monete, e qua c'è il primo ostacolo. Ma prima morite tutti. Vai, muori. Ucciso. E qua abbiamo del cibo che ci ricarica la vita. Muori. Anche se muori ragazzi, uccidiamoli tutti. Anche lui è morto. Bene. Adesso abbiamo quest'altro. Muori anche te. Grazie mille. Va bene. Adesso scendiamo. E abbiamo l'ultimo adesso. Quello dove c'è il Waddle Dee. Muori. Aia. Secondo Waddle Dee nascosto del livello salvato. 2 su 5. Perfetto. Qua c'è anche il coniglio che rompe i cosiddetti. Va bene. Poster del ricercato tolto. Non ho più acqua purtroppo, va bene. Andrò a riprendere 2 poster su 5, quindi ci mancano altri 3 poster da togliere. Purtroppo ho perso l'acqua, vabbè, non importa. Adesso andiamo avanti, vai. Qua abbiamo costruito, qua abbiamo ragazzi costruito il ponte, diciamo. Ancora Kirby acqua, vai. Sbadabem, perfetto. Possiamo andare avanti, va bene. Andiamo ragazzi avanti. Anche perché ancora non è finito tutto. Qua ci sono i tizi con le bombe, attenzione. Di qua si va avanti, mi sa. Vediamo. Forse sì. Forse no, boh. Tipo. No, l'acqua nella lava non ci va purtroppo, non è animato. Vabbè, non importa. Attenzione a non cadere di sotto. Ok. Secondo me comunque ragazzi bisogna tipo tornare indietro. E mi sa di sì. Mi sa che ragazzi che proprio, mi sa proprio che bisogna tornare indietro. Perché a quanto pare questa era un'altra strada per prendere il Waddle Dee, come nello scorso episodio con il livello dello scoputo dello scorso episodio. Quindi vai. E possiamo tornare indietro. Perché mi sa proprio che questa non era la zona giusta. E infatti lo sapevo. Infatti adesso tac, crolla tutto. Qua abbiamo il coso delle lattine che ci permetterà di andare avanti con il livello. Va bene.
Muori, grazie, qua abbiamo il toro, ucciso. Monete, lattine, recuperiamo le lattine che non sono cadute nella lava, per fortuna. Eccoci, che bello. Pezzo di pane, ci ricarica la vita, porco spino. Però adesso, ah vabbè, si era coperto ma è uguale, tanto abbiamo ucciso lo stesso. Questo, va bene. Questo ci fa sbloccare il muro che ci difende, diciamo, ci pare, insomma, i colpi. Ok, qua c'è qualcosa. E ci sblocca un ponte dove c'è all'interno un altro collezionabile. Di volume 1, che molto probabilmente i collezionabili, forse, ragazzi, non so, ma forse i collezionabili di volume 1 li ho praticamente, diciamo, finiti tutti, possiamo dire. Quindi, diciamo che sono un po' inutili da trovare. Ma comunque, ok, quindi... qua c'è un'altra cosa da utilizzare. Mi sa che qua dobbiamo... Ah no, aspettate un attimo. Perché prima di tutto, per andare avanti, ovviamente... No, Kirby, maledizione, va bene. Ce la facciamo. Ok, questo volevo fare, se no non potevo farlo. E poi uccidere ovviamente il serpente. Dopodiché, addio. Ok, vabbè, le lattine ci fanno recuperare credo la vita. Prendiamo questo, vai, bocco morfosi. Ok. E queste sono le scale. Uccidiamo i conigli. Ok, attenzione alle palle di fuoco. 1, 2, 3 e 4. E qua c'è anche il secondo Waddle Dee. Attenzione a questo. Venite, tornado. Terzo Waddle Dee nascosto del livello. 3 su 5 salvati, ci mancano gli ultimi due. E ci mancano ancora i tre poster del ricercato, che non so se ne ho saltato qualcuno, spero di no, altrimenti lo farò off camera. Quindi, monetine. Ok. Tantissime monetine. Non ci credo, non andare lì. Morite tutte e due, grazie, col tornado. Morti, perfetto. Di qua si va avanti. C'è il toro. Vabbè, il toro adesso, ragazzi, muore da solo praticamente. Andiamo qua a togliere il poster, se ci riusciamo. Perfetto, terzo poster tolto. Bocco morfosi. Dobbiamo buttare giù questo coso. Va bene, vai giù, perfetto. Togliamoci questo. E possiamo andare avanti, vai. Andiamo avanti con il livello, ragazzi. Perché abbiamo raggiunto, credo, la metà del livello. E lì c'è il quarto Waddle Dee del livello. Ma prima qua c'è qualcosa. C'è un coccodrillo. Mori. Ok, il coccodrillo, ragazzi, a quanto pare il tornado non gli fa niente, è immune al tornado. Però vabbè, non importa. Vai. Ancora questa. Quello, ragazzi, per prenderlo mi sa che dovrò un pochino ingegnarmi, forse se monto tipo sulla sua testa. Tipo così, e però muoio. No, niente. Tra l'altro mi ha anche preso, com'è possibile? Vabbè, non si sa, comunque. Quello lo vediamo, il coccodrillo, ragazzi, quello Waddle Dee lo vedremo dopo, perché adesso non so come fare. Non andare giù sotto, qua c'è una ciambella, ok. Qua c'è un pulsante. Bam. Ci dà le monete in fondo. Monete, però ci sblocca anche le bombe. Noi le bombe le uccidiamo tutte. Muori, grazie. Adesso, bocco morfosi. Ok, e grazie alla barca possiamo andare a prenderci il Waddle Dee. Lo sapevo, ragazzi. Palese, super palese, va bene. Quindi con la nostra amica barca. Tra l'altro qua c'è l'altro poster. Bam, perfetto. Ci manca, ragazzi, l'ultimo poster. 4 su 5 siamo. Vai. Uccidiamo i codrilli, alligatori, chiamateli come volete. Insomma. E vai. Boom. E adesso saliamo, perché abbiamo salvato anche il quarto Waddle Dee nascosto del livello. Ci manca, ragazzi, l'ultimo, cioè il quinto. E poi abbiamo fatto. Adesso qua possiamo tornare indietro, mi sa, perché di qua non c'è più niente, quindi torniamo indietro. Ce la faccio, ragazzi? Sì, ok.
Qua sopra c'è il dirigibile. Boom. Come mi hai preso, scusa? Questo ragazzo quando fa un'esplosione ti fa ribaltare, seriamente. Di sopra non ci posso andare, quindi torniamo indietro, vai. Torniamo ragazzi indietro. E adesso qua cade ancora. E c'è l'altra parte del livello. Ultima parte ragazzi del livello, dove ci sarà da volare. Va bene. Ci sarà ragazzi da volare, va bene. Riusciamo a salire? Ok, meno male. Qua magari c'è qualcosa? No, va bene. Però prima dobbiamo affrontare questi. Quindi boomerang, corpo spino, tizio con il boomerang e due aufi. Ok, morto uno e morto l'altro. Bene, possiamo ragazzi adesso prenderci questo e volare. Vai, boccomorfosi e sbadavem. Possiamo ragazzi volare. Qua si va da qualche parte? No, grande. Bam, e possiamo andare avanti con il livello e raggiungere appunto la fine del livello, soprattutto. Bam, il toro muori, grazie. Di sicuro il poster, un poster da ricercato è qua nascosto, ma non l'avrò mai trovato ragazzi, quindi è rip. Però vabbè, di sicuro uno è qua. Però boh, magari magari non prendo, non è qua, anche se ne dubito. Stanza segreta. E qua c'è un altro collezionabile, stavolta è di volume 2. Speriamo non sia un doppione, perché dei doppioni ragazzi ne abbiamo trovati anche troppi. Devo morire. Ok, non ci credo, mi fa ripartire da qua. Avevo visto ragazzi il poster del ricercato. E vabbè, rip. Prenderemo poi off camera, lo prenderò off camera, pazienza. E vabbè ragazzi, ma li salto tutti però, dai. Non devo saltarli. Bam. Bam. Qui, uno, due, tre. E quinto e ultimo guardo di nascosto del livello, salvato. Ok, a quanto pare il poster del ricercato l'ho visto, però non sono riuscito a prenderlo in tempo. Pazienza, rip. Se no possiamo riprovare. Vabbè ragazzi, riprovo, vai, riprovo. Così mi vado a prendere il poster del ricercato. Però prima, le scatole. Uno, due, tre. A parte non è detto, magari ragazzi il poster è qui. E forse ho visto male, però boh. Andiamo a vedere. Se ho visto male è meglio per me. Se no ragazzi lo rifaccio, arrivederci. Adesso qua, qui dentro ci potrebbe essere qualcosa. Ci serve il cono. Dove lo prendo ragazzi il cono? Attenzione al toro. Il toro ragazzi si suicida. Questo continua ad andare giù. Mi serve il cono ragazzi. Dove lo trovo il cono? Ok, attenzione. Mi serve ragazzi il cono. Qua c'è questo. Attenzione, non moriamo. Qua c'è questo. E eccolo il poster. Meno male non ho rifatto il livello. Maledizione, ti levi? Questo coso noioso. Oh, eccolo il cono. Alleluia, l'ho trovato. Vai, cono. Spada Bam. Collezionabile. Che forse è questo qua di volume 3. Mi sa proprio di sì. Ultimo poster tolto. Bene. Maledizione, ce la facciamo ragazzi? Sto perdendo un botto. Sto prendendo ragazzi troppo danno, veramente troppissimo. Va bene. Carne, che non è che ci sia perché qui di tanto comunque, ok. Qua abbiamo l'acqua, vai. Uno. Non ci credo. Si muoveva. Perché non ho un cervello. Si muoveva quel coso. Va bene. Questo ragazzi si muove. Dai, ma con che sfiga me lo stai dicendo? Maledizione, però. Cosa? Dai, mamma mia. La fine del livello non mi riesce. Dai, cioè, veramente? Grandissimo, Kirby. Ti voglio bene anch'io, Kirby. Ti voglio bene anch'io. Ti voglio molto bene, Kirby. Maledizione, ragazzi. Sono scemo. Oh, ce la facciamo?
Boom! E crepa sto coso. Gigante poi. Oh, livello finito, alleluia. Abbiamo completato anche questo quinto e penultimo livello di questo sesto mondo. Perfetto. Livello completato, ottimo. Waddle Dee, siamo fatti tutti e cinque. Ci manca soltanto una missione segreta che evita di cadere nella lava usando il morfo cono. E ovviamente era la missione finale e io non l'ho fatta. Va bene. Stella Warp l'abbiamo già trovata, pure l'armadietto. Collezionabile di volume 2, nuovo, Kirby Bomba. Attenzione, attenzione, abilità che provoca un'esplosione fortissima. E penso che può essere ancora più forte se tieni premuto il pulsante. Azione a 360 gradi, boom. E collezionabile anche di volume 3, Kirby Morfo Scale. Kirby tiene... Ok, ora puoi infilarsi in bocca una scala intera. Sposta le scale per raggiungere i posti di difficile accesso. Puoi anche fare scadere addosso ai nemici con un bel tonfo, sbam. Abbiamo completato anche questo quinto e penultimo livello di questo sesto mondo, che credo sia appunto il quinto e il penultimo livello del gioco. E abbiamo, ragazzi, salvato in totale ben 10 Waddle Dee su 11. Livello completato. Ok. E adesso ci servono 32 Waddle Dee per sbloccare il livello finale di questo sesto mondo, cioè il sesto livello di questo sesto mondo. E abbiamo sbloccato il livello finale di questo sesto mondo, cioè... un'udienza dal re, dove andremo adesso, ragazzi, a affrontare il sesto boss del gioco, che credo sia appunto l'ultimo boss di questa modalità storia. I Waddle Dee ti hanno aiutato ad aprire il cancello che ti impediva di proseguire. Accedi al livello e sfida il boss che difende il territorio. E abbiamo, ragazzi, anche sbloccato l'ultima isola del tesoro di questo mondo. Detto ciò, possiamo andare. Ma prima di andare, ovviamente, con questa abilità il boss finale non lo potremo mai affrontare, quindi andiamo un attimo alla città di Waddle Dee, perché dobbiamo appunto, ragazzi, voglio mettere l'abilità dell'esploratore che ho potenziato off camera grazie alle pietre rare che ho trovato appunto off camera nelle varie isole del tesoro. Quindi, cosa ho fatto? Perché sono scemo? Perdo un botto di tempo così. Sono tornato in natura unica. Perché l'ho fatto? Ho sbagliato. Vai, città di Waddle Dee, torniamoci un'altra volta, ragazzi, siamo una barzelletta. Esco dalla città di Waddle Dee, poi ci rientro, poi ci riesco, va bene. Va benissimo, ok. Andiamo, perché adesso dobbiamo andare qui per prenderci l'abilità. Quindi, come potete vedere, ho preso il martello giocattolo, però noi ci prenderemo l'abilità esploratore. Quindi, bam, eccola qua. Abilità esploratore nobile, quindi abilità esploratore potenziata, potenziata appunto off camera. Detto ciò, possiamo, ragazzi, andare ad affrontare il boss finale di questo gioco, ovvero il sesto boss del gioco, cioè il boss di questo sesto mondo, che credo sia sempre, dal titolo del livello sembra essere sempre King delle Dee, però quindi non c'è un sesto boss vero e proprio, però ok, udienza al re. Ed eccoci qua, pronti per andare ad affrontare il boss finale di questo gioco, ovvero il sesto boss di questo gioco, cioè il boss di questo mondo. Eccoci qua, udienza dal re. Andiamo. Eccoci qua. Siamo a un passo, ragazzi, dalla fine della modalità storia di questo gioco, che per ora gli do un bel 8 e mezzo, forse anche 9, perché mi sta piacendo veramente un casino. Non avevo mai giocato prima d'ora un gioco di Kirby e questo è forse mi ha veramente fatto appassionare di Kirby, devo dire la verità. Comunque, io vado di esploratore, perché comunque sì, ci sta. Poi nel caso se dovessi morire, andrò di spada, perché comunque anche la spada la so usare bene. Detto ciò, possiamo andare dal boss finale di questo gioco. Ed ecco qua il boss finale, ovvero nemico primitivo, Dedede Perdis. Questo, ragazzi, è il boss finale del gioco, cioè King Dedede in versione Perdis, ok. Attenzione, perché questi ci fanno male. Muori. Attenzione al super tornado, ragazzi, che ci prende e ci distrugge letteralmente. Boom, 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 boom. Perfetto. Come potete vedere, con questa abilità, ragazzi, l'abbiamo letteralmente quasi già mezzo distrutto. Ovviamente King delle Dee, essendo già un boss che avevo già affrontato, che abbiamo già affrontato, questa qua è la sua versione Perdis, cioè credo la sua versione più potente, possiamo dire. E quindi diciamo che l'abbiamo, avendolo già affrontato, sappiamo bene anche le sue mosse.
anche se sono un pochino diverse, perché appunto è la versione quella lì, diciamo, più potente, cioè Perdis. Ok, attenzione al tornado, ci ha preso un'altra volta. Attenzione un'altra volta. Vai, boom boom. Poi questa mossa la faceva anche in nella sua versione normale, cioè quella no, cioè non quella Perdis, diciamo, cioè quella potenziata. Vai ancora. Abbiamo, ragazzi, già tolto qua più di metà vita. Si sta, ragazzi, anche arrabbiando. Attenzione, non morire. Non sprechiamo la vita, perché non è che ne abbiamo più di tanta. Vai ancora. Ok. Attenzione, ragazzi, al tornado. Non ci credo. No. Abbiamo perso l'abilità. Recuperiamola subito, che è importante. Pum 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 pum. E ragazzi, abbiamo quasi sconfitto King delle De Perdis. Ha tipo pochissima vita. Non ci credo. Ha recuperato la vita. Mi sembrava troppo facile, ragazzi, per essere vero. Aia. Prendere. No, l'abilità. Dammi l'abilità. Ok, esploratore nobile. Non ho idea di quante vite abbia. Spero non troppe. Vai ancora, ancora, vai. Attenzione. Cioè, ragazzi, siamo un cane. Corre a caso. Va bene. Pugni di fuoco. Cioè, tornati, ragazzi, di fuoco. Quindi stiamo attenti, perché ci prendono tutti a noi. Cosa sta facendo? Non capisco dove vuole andare. E credo che sia proprio questa la sua difficoltà. Ha creato un bot di lava. Va bene. Pum pum pum. Ancora, ancora, vai, ancora. Aia, maledizione. Non ho più tanta vita. Vai, 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 ancora, ancora, ragazzi, ancora. Ancora. Si è arrabbiato perché ha perso più di metà vita. Togliamoci. Così, ragazzi, è più semplice, perché vogliamo. Vai, ancora. Vai. Non ci credo. Non ci credo, aiuto, non ci credo. Attenzione, perché non ho più tanta vita. Perfetto. Vai, muori, muori. Pum 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 pum. E abbiamo sconfitto il boss finale di questo gioco, ovvero King delle De Perdis, che era sempre King delle De, però più potente con la maschera. Va bene. Boss finale sconfitto. Evita l'attacco di fuoco di De Perdis. Fatto. E ecco qua i tre Waddle Dee imprigionati dal boss finale di questo gioco, che era sempre King delle De, ma in versione più potente, cioè King delle De Perdis. Livello finale di questo gioco completato. Ok. Missione segreta sbloccata, completa con un'abilità evoluta almeno due volte. Quindi dobbiamo raffrontarlo un'altra volta. Adesso vediamo un po' cosa succede. Andiamo da lui, che l'abbiamo praticamente disintegrato, e diventiamo amici così a caso, va bene? E qua c'è un'animazione. Si apre, ragazzi, l'ascensore. Ok. E c'è un terremoto? Mi sa che non è finita qua, ragazzi, per niente. Mi sa che c'è un altro un altro boss da affrontare. Stanno arrivando tutti quanti gli Auffi. E dobbiamo scappare insieme ai tre Waddle Dee e a King delle Dee. Il Waddle Dee, ragazzi, è rimasto in terra. Quindi uno dei tre è rimasto a terra. Stanno arrivando gli Auffi, i serpenti, il Thor, tutti, ragazzi. Lo zoo sta arrivando. Però l'ascensore, la porta dell'ascensore si sta chiudendo. Dai, muovetevi, se no. Muovetevi, ragazzi. King delle Dee ha lanciato il Waddle Dee. E adesso affronterà tutti con il suo martello, perché l'ascensore si sta chiudendo. E quindi lui non verrà con noi, purtroppo. Mm-hmm.